la Vernole. Questa serata sarà dedicata principalmente a qualcosa che vorranno dire i candidati di Vernole e in particolare la nostra Lucia, che ha un po' di cose da dire con documenti, come dicono loro, con le carte. Buttare fango su questa squadra è vergognoso. Questa squadra è fatta di persone pulite, oneste, sulle quali non si può dire assolutamente niente. Quindi deve vergognarsi chi butta fango su queste persone. Queste persone che hanno unito un paese, hanno unito, contrariamente a chi l'ha diviso in questi anni. E questo si vede anche nel vivere sociale. 5 anni fa, 5 liste, tanta gente che eri amico per un insieme di cose, parenti, amici, compari in lista, erano un po' tutti avversari, erano molto contento a ritrovare degli amici che un po' qualche screzio c'era stato, e veramente mi ha fatto tantissimo piacere ritrovarli questa volta, e quell'amicizia forse è diventata ancora più forte, cioè in questa maniera è diventata. Amici che c'era stato qualche disguido, qualche problema, e adesso sono qui ad applaudirci e a sostenerci e a far vincere questa lista. Falsità, falsità e falsità. Non si vincono le elezioni raccontando delle falsità. È giorno 10 e lo spoglio giorno 11, lo vedrete. A iniziare dal sottoscritto, che non ho fatto minoranza. Uno degli ultimi atti presentati, delle richieste che il mio avversario dice che non ho mai presentato niente, ce n'è una che ho richiesto la sospensione di un bando che avevano fatto per la concessione, per una concessione di un'area demaniale. Questo bando ce l'avevano fatto in assenza di un piano coste, e nel momento in cui c'è stato il commissariamento, io non voglio dire grazie a questa richiesta o meno, fatto sta che questo bando è stato sospeso. Bravo, bravo. Perché anche dietro questo bando c'era clientelismo. Bravo. Che è la regola di questa amministrazione, come la regola della spazzatura un mese. Fare spazzatura un mese non significa niente, non stai facendo crescere un territorio, lo stai impoverendo, perché se uno guadagna 1.000 euro, però a noi poi tutti come costo che dovremmo compensare completamente, cioè per quanto riguarda la Tari, ci costerà cioè sicuramente più di 1.000 euro, allora così stai solamente impoverendo il territorio. Noi cosa faremo? Per i piccoli lavoretti potevate pensare che c'erano anche i cosiddetti voucher attraverso i quali senza sino possono arrivare sino a 2.500 euro a persona, quindi molto di più del migliaio di euro grosso modo che voi date tramite il mese della spazzatura, e si risolveva tutto in questa maniera, si risolveva. Quindi siete sempre inefficienti, sempre, in ogni vostra azione c'è sempre inefficienza, cioè. Per quanto riguarda i bilanci, poi sicuramente voi chissà come replicherete stasera, ma tanto dite sempre falsità, e quindi tutto quello che dite voi sono tutte delle cose. Poi dopo è chiaro, no? Trovo a fare il comizio dopo, immagina cosa arriverà stasera. Sarà un tre quarti d'ora, quant'è? Non lo so, di falsità sarà. In un consiglio comunale dove il mio avversario dice che non c'eravamo, noi votammo contro all'uscita, in pratica dal GAL Isola Salento, e all'entrata nel GAL, nel nuovo GAL, ecco, diciamo nuovo GAL di Otranto. Mi fu chiesto perché avevo votato contro, te lo dico questa sera, mio avversario. La delibera del consiglio comunale
della nuova entrata in questo nuovo GAL è stata il 9 settembre. Agli atti del comune di Starnatia io ho rilevato una determina dove tu hai preso un incarico a giugno 2017 per 23.400 più cassa di previdenza più IVA. Io non voglio dire che questo sia illegittimo, ma quantomeno mi fa pensare, ecco se non altro. Se non è vero quello che sto dicendo, smentisci questa sera. Il Consiglio Comunale, dicendo quali erano i comuni che appartenevano, perché neanche sapevamo quali erano i comuni appartenenti, guarda caso il primo comune che venne in mente a qualcuno quando mi fece ciò l'elenco, sapete quale fu? Associazione di idee, Starnatia, guarda caso. Mi diceva Salvatore, in ordine alfabetico, sicuramente ciò non è in ordine alfabetico Starnatia. Per quanto riguarda i bilanci, che questa sera usciranno anche quelli sicuramente, vi leggo un breve passo di quello che dice la Corte dei Conti. La stessa Corte dei Conti ha definito l'avanzo di amministrazione, che per loro è un fiore all'occhiello, pensate cosa dice la Corte dei Conti, come eccedenza di risorse sottratta ai contribuenti e agli utenti rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare, che se superiore alle percentuali fisiologiche determina la necessità di un fondo di bilancio particolarmente rilevante che sottrae risorse ad altri settori della comunità. Questa è la loro efficienza, signori. Venite questa sera a dire il contrario. Un'inefficienza che, ricordo, è stata sempre crescente, perché il saldo sia negativo che positivo è stato ogni anno dal 2013 al 2017 ogni anno crescente, quindi la vostra inefficienza, e lo ripeto ancora, è crescente. Abbiamo fatto una lista che abbiamo unito il territorio e di ogni centro, in base alla propria specificità, avremo il nostro programma da fare, tipo abbiamo parlato a Vanze, abbiamo detto quale potrebbe essere una misura utile per Vanze, quella di fare, essendo un paese agricolo, un farmers market dove tutti i cittadini, agricoltori, visto che ci sono delle tipicità, potranno esporre qualche domenica, una, due al mese, cioè vedremo i propri prodotti a chilometro zero, e quindi come, senza dare impegni particolari, cioè a queste persone, che senza, cioè, andare a prendere partite IVA, camere di commercio, iscrizioni varie, ci penseremo noi tramite un'associazione che nei capitoli, cioè, che sono previsti come spese per lo sviluppo economico, noi andremo a prendere questi soldi per fare, cioè, l'associazione, tipo pagare l'atto costitutivo, iscrizione camera di commercio e quant'altro, cosa che voi, mi sembra che questi 5 anni, questo capitolo non l'avete assolutamente utilizzato. Per quanto riguarda altre specificità, e questo qui, anche parlando a Verno, dico, un luogo di destinazione che deve mirare il nostro marketing deve avere un luogo preciso di destinazione che bisogna promuovere. Io ho il coraggio, cioè, di dire a Vernole che il luogo di destinazione da promuovere, cioè, nel nostro comune è Acaia, perché Acaia è un sito, c'è, cioè, una città fortificata che è l'unico esempio nell'Italia meridionale di una città fortificata che ha resistito ai secoli e alle guerre, perché solamente se noi abbiamo un luogo preciso dove far coinvolgere i nostri turisti, e il turismo sarà il settore in crescita del terzo millennio, questo è visto da tutti gli studi, cose qui, solamente tramite Acaia poi verranno anche a Verno, le verranno, quindi è inutile porre degli iatti a Verno, quando noi di Vernole, per fare crescere Vernole, dobbiamo puntare ad Acaia, dobbiamo puntare, e non con delle, nella stretta parentela poi organizzare il tutto.
Questo è la volta di ontologia, il voto, perché io non voglio parlare neanche di legittimità a volte, questo già l'ho detto, perché molte cose possono essere legittime, scusate, però un po' dal punto di vista di opportunità politica, insomma, non sono deontologicamente corrette, ecco questo qui. Noi anche per quello avremo un codice di deontologia dove chiariremo tutte queste situazioni in maniera tale che non ci devono essere certe situazioni molto strane, quantomeno, ecco, signori miei. Con la nostra amministrazione questo non ci sarà, perché noi saremo un'amministrazione trasparente, vera, non trasparente che non ha fatto niente. Però poi devo dire in merito a un'altra cosa, no? Il mio avversario disse che per quanto riguarda le materie dove io più volte mi esprimo, che ne so quanto lui. Ho detto ieri sera che per farlo contento gli dico ancora di meno. Però se lui è un tecnico, io penso che poteva passare un po' dalle paparelle a vedere che dalla mattina, cioè alla sera, c'è lì vicino quest'acqua, che tutta questa, questo cattivo odore che ogni mattina, ogni sera deve essere preso, bisogna riempire, svuotare. Potevi farti un giro di là, se io della minoranza devo farmi un giro per il basolato, cioè le parti, no? Visto come tecnico di là, potevi starci un attimino, hai fatto queste paparelle, lasciano un poco più libere, c'è dall'altra parte, guarda, che sta facendo soffrire anche quelle, sta facendo soffrire, a noi c'è impoveriti e sta facendo soffrire anche le paparelle, sta facendo soffrire, per il marketing elettorale, sempre questo qui, marketing elettorale che vi andrà male. A questo punto passo la parola e la riprenderò dopo agli altri candidati di Vernole. Elisa prende la parola, grazie. Buonasera a tutti. Allora, purtroppo in questi comizi fatti dai nostri avversari siamo stati criticati molto. In particolare hanno detto che noi non sappiamo impegnare 40 minuti messi a nostra disposizione per parlare di contenuti. Beh, oggi io qui vi parlerò di programmi. Però faccio solo una piccola premessa. Purtroppo in questi 5 anni quello che ho visto è uno scempio amministrativo. Purtroppo la comunità è stata totalmente abbandonata. L'individuo non è stato mai preso in considerazione. In questi 5 anni ho visto cittadini dover ricorrere alla Caritas, cittadini che non hanno nemmeno il bene primario come l'acqua, cittadini che non hanno la corrente elettrica. Nel frattempo però ho visto una zona industriale illuminata a festa, giorno e notte, o meglio solo notte, però c'è da dire che questa zona industriale è totalmente, non ha frutti, non ha contenuti, non c'è nulla, non crea sviluppo, quindi se voi provate a parlare con loro vi diranno che hanno un piano tariffario che gli permette di pagare lo stesso importo a prescindere che la corrente elettrica sia consumata o meno. Beh, io fossi in voi mi farei un attimo consigliare qual è questo tipo di azienda per risparmiare un po' tutti, perché ne abbiamo bisogno tutti. Inoltre, un sindaco che dice di essere il sindaco di tutti non dovrebbe abbandonare i giovani imprenditori. Ci sono stati giovani imprenditori che hanno perso anni di tempo per far sì che un loro sogno possa realizzarsi. Purtroppo io adesso mi chiedo come questo sindaco possa stare tranquillo, possa dormire sogni sereni, sapendo che questo stesso imprenditore ha raggiunto il proprio scopo, ha realizzato il proprio sogno, dopo solo 15 giorni, sapete dove? Solamente a pochi chilometri da noi, in un comune adiacente, e lui ha perso qui giorni, mesi, anni, io non riesco a capire il perché. Loro dovrebbero incentivare l'economia nel paese, invece che fanno? Chiudono la strada della piazza la domenica mattina, perché?
perché in questo, cioè, ovviamente non lo so perché, però so che purtroppo la domenica mattina qui a Vernola la gente gira e l'economia purtroppo è stata messa molto a dura prova, e ciò sinceramente da un piccolo imprenditore non è proprio il massimo. Ho sentito in un comizio a Sprudà il nostro sindaco dire che una strada è rimasta totalmente al buio. Beh, io mi chiedo se il nostro sindaco ha mai provato a percorrere la strada che da Caia porta al mare. Beh, se l'avesse percorsa, e io credo che l'abbia fatto e ciò mi rattrista molto, avrebbe e ha comunque visto che quella strada è totalmente al buio. Quella strada purtroppo è attraversata da persone che dalla Caglia vanno a fare delle piccole spese alla Caglia, o meglio dall'Hilton vanno a fare delle piccole spese alla Caglia. Beh, quella strada, essendo totalmente al buio e senza linea di mezzeria, è molto pericolosa. Io non so se forse lui è totalmente all'oscuro di questo, però quella strada è comunale. Se dovesse succedere qualcosa, lui sarà l'unico responsabile di ciò. Io non lo so se forse bisogna sempre aspettare il morto per fare qualcosa, non lo so, però una cosa ho visto, sì, mi dicono che è colpa dell'opposizione, Franco, mi dispiace. Ho visto però che una cosa che gli esce molto bene è piazzare fotored e tutor un po' qua e là. Beh, il sindaco dovrebbe sapere che il ricavato di quegli strumenti deve essere utilizzato per la riqualificazione del territorio e quindi anche delle strade. Principalmente, ovviamente. Ora vi parlerò solo di un'altra cosa e poi lascio la parola ai miei colleghi, ai miei amici. Ora vi parlerò solo da madre e da piccolo imprenditore. Ho visto un'amministrazione purtroppo che in questi 5 anni l'unica cosa che ha fatto è invitarsi a pranzo nelle scuole elementari, solo per assaggiare il gusto, per provare il gusto degli alimenti. Beh, questa è una cosa che a me preme tantissimo, forse perché sono madre e mia figlia comunque utilizza quelle mense. Beh, io vi aiuterò, lo faremo insieme, a creare una cooperativa che possa essere comunale, in modo da far sì che tutti i ricavati di questa cooperativa possano girare all'interno del comune di Vernola, e non solo, anche dare la possibilità a tutti i cittadini di Vernola di poter avere non il mesetto e la spazzatura, ma di poter avere un ricavo da ciò. E non solo, un altro punto che mi preme tantissimo è che io sarò, e questo ve lo garantisco, sarò io in prima persona ad andare in queste cooperative, ve lo prometto, non tanto per assaggiare il gusto, ma per assaggiare la qualità degli alimenti e per far sì che gli alimenti utilizzati siano a chilometro zero e quindi provenienti dalle nostre aziende, dai nostri produttori e dai nostri allevatori. Perché bisogna incentivare l'economia del paese, non... Solo un'altra cosa, per salutarvi veramente. Ah, un'ultima cosa. Purtroppo in questi 5 anni non sono stati mai presi in considerazione dei finanziamenti e dei fondi. Ce ne sono stati tantissimi, tra cui quelli per la riqualificazione degli oratori. E questa è una cosa che deve essere fatta, perché lo sport è un bene che deve essere garantito a tutti i ragazzi. Ora vi lascio, ora tocca a voi. Se volete cambiare veramente il territorio dovete affidarvi a noi, affidarvi e fidarvi, perché grazie ai senatori e alle idee e miste un po' al coraggio e all'intraprendenza di noi giovani, prego, potremo fare veramente la differenza e potremo veramente riqualificare il territorio, quindi Vernola e le sue stelle, solo questo. Un'ultima cosa, giuro, poi vado via. Volevo spiegare solo l'etimologia della parola gentaglia, accolta di persone spregevoli o poco raccomandabili. Beh, se io mi guardo intorno non vedo questo tipo di aggettivi nella nostra lista, quindi fate voi. Buona serata. Grandissima Elisa. Gerardo De Gaetanis. Signori, buonasera a tutti. Aspetta,
Allora, l'altra volta vi ho lasciato parlando di un luogo sensibile, quali cimiteri. Oggi incomincio nel dire sempre diciamo ciò che a me mi è il cuore, ovvero sensibilità. Sensibilità per questi che sono dei luoghi comunque sensibili, che meritano rispetto, rispetto per i nostri defunti, per noi che viviamo il presente, che siamo proiettati nel futuro, quindi meritano ad ogni modo degli interventi programmatici che riguardano la pulizia, la manutenzione del verde, e non lasciarli così abbandonati a se stessi, anche con, come anche detto tempo fa, un impianto di videosorveglianza a seguito purtroppo degli atti vandalici che ci sono stati. Io per esempio purtroppo dedico la funeraria dei miei cari e chiusa a chiave perché sono stati rubati insomma degli oggetti a meno defunti molto cari. Rispetto è comunque da ascriversi anche a quella che io ho visto come opera in questi anni qui nel comune di Vernole, ovvero la villa. Maggior rispetto credo debba pure avere l'impianto idraulico e il sistema di riciclaggio di quella vasca, perché stamattina sono passato alle 8 e la stavano svuotando con la succhetta. Ricordo che siamo nel 2018! Nel 2018! Come maggior rispetto credo che si debba avere, che meritano quegli imprenditori che operano da anni e anni qui nel nostro territorio, come maggior rispetto, come diceva prima Elisa, credo debbano pure avere quegli imprenditori che hanno dato comunque vita, corpo e anima alla propria impresa al di fuori del territorio di Vernole. Ecco. Tutto fuori Vernole. In ordine invece alla pagina dell'albo pretorio online del comune di Vernole, vedo anche in questi giorni una cascata di incarichi a tecnici e avvocati esterni al comune di Vernole. Vorrei rammentare a qualcuno che i liberi professionisti di Vernole, sia diplomati che laureati, sono dei liberi professionisti con la P maiuscola, né di serie A né di serie B. Meritano rispetto, meritano, come meritano rispetto gli artigiani, le attività commerciali, gli imprenditori, sempre di puntualmente di fuori paese. Per non sapere niente nessuno. Eh beh certo, uccio mio. Allora il discorso qual è? Il discorso che, come diceva prima Elisa, vi sono dei finanziamenti che dovranno essere, e mi riallaccio a te Pantaleo, perché l'altra sera tu hai detto una cosa giusta, veicolati e non intercettati qui nel territorio del comune di Vernole, per far crescere il territorio di Vernole, per tutti coloro che prestano servizio nell'intero ambito del comune di Vernole. E rammento a qualcuno, e chiudo perché voglio passare la parola a Lucia, che le associazioni di promozione turistica e culturale del territorio, se amano il territorio, devono essere per definizione apolitiche. Grazie a tutti, ricordatevi, ricordatevi, l'altra volta ho detto dire, fare, cambiare, non per rinnovare, per rinascere con voi. Grazie. Ed ora la parola alla capitana di lungo corso. Bravo. Lucia Papa Pascali. Buonasera Vernole, grande Vernole, siete una grande comunità, al di là del fango di questa campagna elettorale che il nostro candidato a sindaco della lista numero 2 ci butta addosso, ce la busta a noi. Se la prende anche con i nostri amici, con i nostri collaboratori, con chi ci vuole dare una mano. Fango, fango, solo fango sa dire! Solo fango! Ci ha chiamato perché sta proprio migliorando con il fango, con la diffamazione politica, perché questa si chiama diffamazione politica.
quando ci chiama nei primi comizi la parte peggiore della politica. Successivamente migliora, ci chiama gentaglia. O chissà, adesso quando verrà può darsi che migliorerà nei propri complimenti. Bravo così, sindaco, continua così. Evviva! Evviva Vernole! 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, il sindaco mi ha convinto che in questi anni abbiamo governato noi, io e Pantaleo, abbiamo governato noi, noi da casa abbiamo combinato tutti questi disastri, la zona PIP, le paleoliche, tutti noi, guai sono solo noi. Beh, e allora vuol dire che o stiamo su Scherzi a Parte o nel paese dei campanelli. Sindaco, purtroppo non hai il potere di fermare con le mani il tempo. Il tempo non lo si può fermare. Tu devi venire a parlare qui del tuo operato. Non lo fai? Bene, lo facciamo noi. Bravo! Vorrei iniziare dal programma amministrativo, il loro di 5 anni fa. Signori miei, alla luce di questi 5 anni vissuti, alla luce di questi 5 anni vissuti, questo programma amministrativo rappresenta soltanto una barzelletta. Una barzelletta che la devi chiudere per le stupidità che hanno scritto. Di questo si tratta. E al di là, al netto di quello che dovevano essere il fiore e l'occhiello del loro operato, la zona artigianale, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo delle coste, al netto di questo che non si è fatto nulla, proprio nulla, hanno distrutto anche quello che c'era di buono. Vi vorrei soffermare su due principi che loro dissero, questi giovani radical chic, che dissero: sindaco e assessori si impegnano a rinunciare rispettivamente al 20% e al 50% dei compensi percepiti, tali somme saranno destinate, come specificato nel programma elettorale, in un fondo per l'istituzione di borse di studio per studenti cittadini meritevoli del comune di Verno. Sindaco, che come la mettiamo? Hai dato, hanno percepito le indennità assessorili anche a coloro che non ci sono stati, che venivano qui soltanto a fare i turisti per caso, non per fare l'assessore e svolgere le loro funzioni. Di che parliamo? Di che parliamo? Noi percepivamo la metà delle loro indennità, la metà, eppure non ci siamo lamentati, anzi lavoravamo veramente 24 ore su 24. E poi un altro principio sulla partecipazione democratica dei cittadini, loro usavano un termine ancora più nobile, usavano il termine di democrazia liquida.
Sapete che cos'è la democrazia liquida? È praticamente un livello, diciamo, più alto della democrazia partecipata. È come dire, i cittadini devono governare insieme all'amministrazione. Ma altro che barzelletta questa, eh? Altro che barzelletta! Si deve ricordare, ripeto ancora, che di democrazia né liquida, né solida, né semisolida c'è stato! C'è stato solo un divano a tre posti! Cittadini, democrazia non c'è stato né dentro il palazzo e non c'è stata manco fuori. Ricordatevi, ve lo ricorderemo sempre, ma ve lo ricorderanno anche le frazioni che vi puniranno per come le avete trattate. Di questo si tratta, altro che democrazia partecipata. Qui è stato un popolo senza voce, perché comunque vigeva una regola alla luce di come hanno governato. Questa è casa mia e qui comando io, e sarete puniti per questo, e sarete puniti dall'elettorato. Assieme ai Verona devono andare via. E veniamo a un altro problema che vige sul nostro territorio, la zona PIP. Dal suo discorso, anche sulla zona PIP se la prende con noi, se la prende con noi, illustrando il problema in una fase così confusa che nessuno ha capito niente, perché quando parla la gente non lo deve capire, perché non sa che dire. Di questo si tratta. Nella zona PIP, bene, la zona PIP ha due aspetti, un aspetto penale e un aspetto civile. Quando lui parla dell'aspetto penale su eventuali difformità di lavori eseguiti, benissimo, c'è un aspetto penale. Chi ha sbagliato, ove dovesse la magistratura accertare tali, paghino quelli che hanno sbagliato. Ma che lui si faccia, come al solito, con quello spirito da radical chic che ha, e dice che lui, per carità, di fronte a una cosa del genere, io ho fatto intervenire, ho mandato tutto alla magistratura. Ma di che sta a parlare? Nel 2012 già il sindaco Mangione, rispetto ad una rilevanza di questo genere della minoranza, mandò tutto alla Procura della Repubblica, perché noi siamo gente onesta. Onesta. L'onestà non si dice, l'onestà si pratica con i fatti. E dall'aspetto penale passiamo a quello che ci interessa di più, l'aspetto amministrativo. Ahimè, se la prende con noi. E vi cito alcune delibere fatte da loro, non fatte da noi. Per il comparto secondo lotto, per un finanziamento di 1.500.000 euro, recita così la delibera: i lavori principali sono stati ultimati in data 1/10/2013. Noi non c'eravamo, stavamo a casa. Dettero l'incarico per la redazione del collato tecnico in data 5/5/2017. Noi stavamo a casa. Bravo, e poi viene il bello, che è pure il brutto per la nostra
nostra amministrazione comunale, perché ci porteremo sul groppone questo grosso problema, sul nostro groppone, su quelli che verranno, la prossima amministrazione. In data 22/2/2018, saranno ancora loro, la stessa regione, a seguito delle risultanze riportate nella relazione di collaudo suddetta, ha trasmesso la nota di preavviso di revoca, revoca signori, revoca, del finanziamento dei lavori suddetti, con possibilità di fornire eventuali controdeduzioni entro non oltre 10 giorni dalla ricezione suddetta. Che significa? Che l'amministrazione fa una delibera datata numero 44 del 23/2018, fresca fresca, e alla fine dice: rispetto a questa grande grana, ritenuto per tutto quanto sopra la necessità di fornire l'adeguata assistenza legale a difesa degli interessi del comune, tenuto conto della complessità della vicenda e delle pesanti conseguenze economiche, amministrative e penali che potrebbero derivare dalla revoca, nominano l'avvocato Luigi Vergine, l'avvocato Gaetano Stea, lo conosci molto bene sindaco, penalista, come per curare la controversia sopra citata. Signori, sotto la loro amministrazione chiudono i lavori, collaudano, fanno la rendicontazione e la zona artigianale è naufragata così, ce la possiamo ormai sognare la zona artigianale, adesso dobbiamo vedere, abbiamo un procedimento penale, come dobbiamo fare al di là del procedimento penale, a noi ci riguarda il procedimento amministrativo. La regione Puglia chiede indietro l'intero finanziamento, è una vergogna, non ve la prendete con gli altri, in questi 5 anni avete fatto naufragare la zona artigianale, di questo dovete parlare e di questo i cittadini ne terranno conto, altro che paleoliche. E tocchiamo anche questo altro argomento, non ne parla, di questi argomenti non ne parla. Questi signori miei è una, che cos'è? Questi signori miei è una delle pagine più brutte, più oscure, più disdicevoli che un'amministrazione che chiama in sé la legalità, la trasparenza, ve la siete giocata anche sulle paleoliche, con delibera del Consiglio Comunale dobbiamo chiudere. Comunque una comunicazione di servizio, non mollo. Mercoledì continuo. Programma per domani, ore 20:30 tutti ad Acaia, ore 21:30 Strudà. Vi ringraziamo a tutti quanti, lista numero 1, progetto comune, grazie a tutti.